Ciao a tutti, bentornati. Oggi video novità, novità di quelle cose che ho acquistato in questo mese. In questo mese ho fatto un po' di shopping sfrenato e ho acquistato un po' di cose, soprattutto make-up e non solo, cioè make-up e prodotti viso e skincare, chiamiamo così. E alcune cose le ho provate, altre le ho prese tipo ieri, quindi non so dirvi nulla al riguardo perché ho fatto una sola applicazione, quindi non vale in teoria. E quindi insomma vi faccio vedere quello che ho testato, che sto provando. E sono tutte cose nuove che non avevo mai provato prima, che ero curiosa di provare perché ovviamente ne avevo sentito parlare, quindi tutto quanto. Ho anche tenuto ancora le scatole, cosa che io non faccio perché l'intenzione di fare il video ce l'avevo, però non riuscivo a farlo come sempre. Però insomma, sono cose che sto provando, tra cui queste. Questi due che cosa sono? Uno è il fondotinta di Diego Della Palma, della linea Geisha, e il suo correttore. Allora, questo correttore, il mio, la colorazione è 224. Questo fondotinta qui, tra l'altro, il packaging è davvero molto molto bello, se non fosse per il vetro della confezione, che io sinceramente non amo molto perché, essendo io molto maldestra, ma molto, potrei romperlo molto facilmente. Fino ad ora non mi è successo, però può capitare, mi può succedere perché, conoscendomi, sono molto 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 maldestra. Quindi, a parte il packaging, che è molto bello, se non fosse il vetro, però mi piace molto. Però in sé per sé il questo fondotinta promette di avere in teoria una durata molto molto alta e effetto lifting. In realtà l'effetto lifting non ce l'ha perché ha una diciamo, formulazione e una consistenza molto molto leggera. La cosa che mi piace è che dura. Durante la giornata, diciamo, l'effetto vero e proprio è quello che non va a segnare i segni di espressione, non enfatizza i segni di espressione. Questa cosa è vera, non ha effetto lifting, secondo me, ma copre molto bene, non è moltissimo coprente, cioè copre abbastanza. Io in realtà non ho molto da coprire, se non dei rossori, qualche macchia, ma non ho chissà che cosa da coprire, però copre a sufficienza, quindi una copertura media. La consistenza è molto molto leggera e infatti io lo applico con la sua spugnetta, tra l'altro, che ho anche acquistato, e anche al tatto è molto, sembra quasi molto acquoso, non è di quei fondotinta molto pastosi, andrebbe agitato prima dell'utilizzo, anche se io non lo faccio, però la commessa me l'aveva consigliato, ora che ci penso, ma non lo faccio, mi sto ricordando adesso, ma non lo faccio. Mi piace semplicemente per il fatto che non va a segnare i segnetti di espressione, tipo io dopo diverse ore i segni che si evidenziano un po' di più sono i segni sotto, insomma, nel contorno occhi. Devo dire che tende a non enfatizzarli, quindi questa cosa mi piace anche il fatto che sia abbastanza leggero, che è una cosa che in un fondotinta mi piace, che comunque vada a coprire, ma che sia comunque leggero come consistenza. Il suo correttore invece, che io ho preso il 122, anche lui dovrebbe avere lo stesso effetto. Devo dire però che nel correttore, non lo so sinceramente fino a che punto non vada a fare questo effetto lifting. La colorazione ho preso una un po' più chiara, infatti la 122, che va ad illuminare un po' di più il contorno occhi, perché prima ci applico un correttore un po' più giallastro, un po' più aranciato, e poi ci applico questo qui per illuminare. Mi piace molto perché è molto setoso, stende molto 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 bene. Io lo applico con la loro spugnetta, che è sempre di Diego Della Palma. Io la mia ne avevo una, ce n'è un'altra che è tendenzialmente, diciamo, una di quelle economiche, se non sbaglio, di Essence. E sinceramente c'è una netta differenza con questa qui. Questa qui è davvero molto molto, mi piace un sacco. Io l'applico entrambi i prodotti, cioè il fondotinta lo applico con la spugnetta umida. E mi piace molto di più rispetto che applicarlo con la spugnetta asciutta, ha proprio tutto un altro effetto, secondo me. Quindi consigliato, secondo me, applicarlo con la sua spugnetta, con una beauty blender, con una spugnetta di questo tipo umida. L'effetto è completamente diverso, soprattutto per quanto riguarda il fondotinta. Il correttore mi piace anche lui molto perché copre abbastanza. L'effetto lifting non lo so fino a che punto, perché ho anche provato solo il fondotinta e solo anche il correttore. Diciamo che tra i due, quello che secondo me promette un po' di più gli effetti che dice di fare è appunto il fondotinta. Il correttore è un buon correttore, l'importante è che a me vada ad illuminare e che vada a coprire un po' l'occhiaia, anche se l'occhiaia comunque me la va a coprire il correttore aranciato. Però lui non mi dispiace affatto, anche lui ha lo stesso packaging del fondotinta con questa
queste foglie di rosa, insomma, sempre linea geisha, anche lui. Ma in realtà non so se questo qui non mi sembra vetro, mi sembra più plastica. Poi, che altro ho preso? Sempre rimanendo sempre su Diego Della Palma, che se avete capito che io ho un po' un debole per Diego Della Palma, è un brand che mi piace molto perché non lo trovo eccessivamente dispendioso, ma neanche troppo economico, però mi piacciono molto i prodotti, quindi un brand che mi piace molto. E ho comprato questo rossetto che è davvero bellissimo secondo me, ed è il numero 100, 100, 205. Voi sapete che io amo molto i nude. Non viene via, finalmente butterò questi cartoni che sinceramente li avevo proprio, non li sopporto più, li ho tenuti solo per fare il video, se magari venisse via. Questo rossetto è della linea Nudi, infatti si chiama Nudissimo ed è un rossetto matte ed è questa colorazione molto molto bella. Voi sapete che io insomma prediligo prevalentemente queste colorazioni abbastanza nude. Vi faccio vedere lo swatch. Ed è molto molto bello. È il classico nudo rosato con una punta di marroncino. E devo dire che il colore è molto molto bello, è un colore molto particolare, portabile tutti i giorni, infatti lo indosso di giorno ma anche di sera. E lo trovo anche molto elegante con un trucco un po' più importante agli occhi. Mi sto impegnando ultimamente a fare qualche trucco un po' più azzardato agli occhi ultimamente, cosa che non stavo facendo da molto. Infatti le palette, io non sto utilizzando più palette. Insomma, mi piace un sacco. È matte, quindi non dura un sacco, cioè la durata è molto molto alta. E leggermente, però, l'unica pecca di questo rossetto è che è un po' secco, cioè dopo un po' sentite leggermente le labbra tirare, infatti poi ci vado ad applicare o un burro cacao o un balsamo labbra, di cui adesso vi parlerò, e devo dire che però mi piace un sacco, al di là del fatto che comunque un rossetto matte tendenzialmente ha questo piccolo problema che va leggermente a seccare, non lascia i segnetti sulle labbra, questo non lo fa per fortuna, però mi sento un po' tirare a volte, soprattutto se ho le labbra molto screpolate. Se idrato molto molto bene le labbra non me lo fa questo problema. Se ho le labbra leggermente disidratate, cosa che d'inverno è molto molto probabile per quanto mi riguarda perché si seccano un sacco, in quel caso sì, mi crea questo problema di secchezza, però insomma il colore è davvero molto 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 bello. Bellissimo. Se amate i nude, lui è bello, davvero molto bello. La durata è molto molto alta. Non c'è scritto nient'altro sulle. No, nient'altro. Poi, altro rossetto che ho preso è il rossetto di NARS. Io adoro questa linea di rossetti di NARS. Questi qui sono gli Audacious Lipstick. Ne ho un altro, dovrei avere Vera se non sbaglio. In realtà vorrei prenderli tutti perché di NARS è secondo me il rossetto migliore che fa perché li trovo davvero molto molto buoni. Io questo qui invece è Anita. Anche lui, diciamo, è un nudo, se vogliamo chiamare, sì, abbastanza chiaro. Anche lui un rosa, diverso da quello di Diego Dalla Palma, secondo me. Cioè, molto molto simile, ma in realtà questo qui di NARS, Anita, è molto più rosato. A differenza di quello di Diego Dalla Palma, non è un rossetto matte, ma è un rossetto che si attacca alle labbra e non va più via. È leggermente lucido. Ha questo effetto leggermente lucido, ma non è un cream sheen tipo di MAC, è abbastanza neanche troppo lucido, non è matte, non avete quell'effetto rossetto matte, però è davvero bellissimo. Io poi ultimamente, proprio perché le labbra a volte sono molto secche, preferisco i rossetti leggermente più lucidi, ma nonostante sia lucido, è un rossetto che comunque rimane sulle labbra. Questi rossetti di NARS sono spettacolari, a parte il packaging calamitoso, molto molto bello, sono davvero bellissimi. Vabbè, ovviamente il prezzo di questi rossetti non è proprio economico, sulle 30 euro circa, però davvero questi rossetti secondo me ne vale la pena perché sono davvero belli. Anche se mangiate, io con questo rossetto ci mangio, faccio qualsiasi cosa, non va via. Chiaro che però se mangiate qualcosa di olioso va via, essendo comunque un rossetto non proprio matte. Qui dovrebbe esserci scritto anche che tipo di formulazione ha, ma penso di no. No, non lo dice infatti.
Però comunque, insomma, non è un effetto, non è quell'effetto matte. Se vi piacciono le rosette matte, però di NARS, ad esempio, vi consiglio un sacco i matitoni. Ad esempio, il matitone rosso di NARS, bellissimo, vi ho parlato diversi in tanti video fa, ed è un altro prodotto molto molto buono. Però questo qui, bellissimo. Altre cose che ho preso sono cose per lo più skin care, però parlo anche di questi due prodotti, che sono di una marca che vende la mia estetista. Sono di questa azienda, Essential si chiama, e sono prodotti labbra che ho comprato. Uno è uno scrub, che vi parlavo prima appunto della mia problema di labbra screpolate in questo periodo, ed è questo qui. Lo utilizzo quasi ogni giorno, fa un leggero peeling sulle labbra e effettivamente me le va a idratare, a togliere tutte quelle pellicine che si vengono a creare, ed è molto molto buono. E in più anche un balsamo labbra, che in realtà mi sembra più un mezzo rossetto, che è questo qui, che in realtà è un lip balm. Me l'ha idratata un sacco, è diciamo semi-trasparente, con un leggero tono rosa più o meno, ed è un balsamo labbra protettivo autopigmentante. Io questo lo utilizzo praticamente come burro cacao, e devo dire che mi piace un sacco perché è molto molto idratante e anche un po' rimpolpante. Questa marca qui, non so se io non la conosco semplicemente perché la vende la mia estetista, e devo dire che è un'azienda, un brand professionale per truccatori, è molto molto valida. Ho provato anche altre cose, è davvero molto buona. Altre cose che sto provando questo mese è questo siero di Lierac. Io in realtà di sieri non ne ho mai provati. Io adesso mi sto approcciando un po' di più ai sieri, proprio perché insomma l'età avanza, quindi sapete com'è. Praticamente Siri, Eccoti, Rosa. c'è partito da solo Siri. Scusatemi, non so per quale motivo, comunque, vabbè. Scusate la parentesi, dicevo, non mi sono mai approcciata ai Siri. Questa è la prima volta che insomma acquisto questa tipologia di prodotto, proprio perché insomma mi devo rassegnare al fatto che l'età avanza, quindi ogni tanto i segni dell'invecchiamento sul viso li noto, quindi ho bisogno di prendere qualche precauzione. Comunque, a parte gli scherzi, questo siero di Lierac è un siero idratante, ossigenante. Io lo utilizzo chiaramente prima della crema viso, o comunque quando mi strucco, sempre prima della crema viso, e quando mi trucco, prima di applicare, appunto quando mi lavo, detergo il viso, metto il siero, contorno occhi e crema. Questi sono i passaggi. Cioè, va messo prima della crema idratante. Devo dire che mi idrata moltissimo il viso, ed è appunto cioè, in realtà principalmente è un siero ossigenante. C'era anche scritto che va a rimpolpare un po' i segni dell'invecchiamento, cioè o comunque dell'invecchiamento, va a riempire un po' i segni d'espressione. Questa cosa sinceramente non l'ho notata. Ho notato particolarmente, principalmente diciamo, il fatto che mi è idratata molto, essendo comunque un siero molto oleoso, secondo me. Questa qui è la consistenza. Tra l'altro la profumazione è molto molto buona, è molto profumata, e mi sta piacendo, infatti lo sto utilizzando. Non contenta di questo siero, perché mi sono praticamente quasi appassionata ai sieri, ne ho comprato un altro, ne ho preso un altro stavolta, però di Clarins. Visto che ultimamente vedo i pori particolarmente dilatati, proprio perché io non faccio ogni settimana scrub al viso, tendenzialmente faccio maschere prevalentemente con il tessuto e comunque maschere magari anche normali, però di scrub li faccio rari, faccio raramente una settimana perché non ho tempo. Mi sono resa conto di avere i pori particolarmente dilatati, al che ho detto: beh, devo provare questo prodotto, che è un prodotto di Clarins, che è un siero che va proprio a minimizzare i pori. Devo dire la verità, l'ho usato 2 volte. Ho fatto 2 applicazioni, è vero, cioè i miei pori sono visibilmente più ridotti con questo siero. E infatti si chiama Pore Control, ed è un siero che va a ridurre visibilmente, ma in maniera proprio visibile ad occhio nudo, i pori. Infatti, che faccio? La sera, prima di andare a letto, applico questo qui di Lierac, e magari prima di truccarmi, prima della base, applico questo qui di Clarins, che è fantastico. Ovviamente i prezzi di entrambi sono comunque abbastanza esagerati. Io comunque penso questo di averlo pagato una 40 euro, 50, sono abbastanza esagerati. Anche quello di Lierac non è proprio economico, lo trovate in farmacia Lierac come brand. Però questo qui è
Fenomenale, cioè è fantastico, almeno io l'ho applicato 2 volte, per quanto mi riguarda è stata quasi magia per quanto mi riguarda. Quindi se avete questo tipo di problema, provatelo perché è meraviglioso. Altro prodotto che ho acquistato è questo prodotto di Clarins sempre, che è un contorno occhi. Qui c'è anche il prezzo, che ho pagato 26,10 euro. Praticamente, insieme ai regali di Natale, quest'anno ho fatto anche dei regali a me stessa, avrei potuto evitare. Ah, c'è anche l'applicatore che non ho visto. Questo qui, in sostanza, è un contorno occhi, anche lui andrebbe a ridurre i segni di espressione. L'ho applicato semplicemente una volta, quindi non so dirvi granché al riguardo, però quello che promette è proprio quello di andare a innanzitutto anche ad illuminare il contorno occhi, ma anche a eliminare tutti i segnetti che si vengono a creare, tipo le zampette di gallina che si vengono a creare così quando ridete. A me succede sempre, non vi dico quando bevo cosa si crea sotto i miei occhi, vabbè, lasciamo perdere. E, insomma, questo qui è l'effetto che promette. Questo vi saprò dire col tempo, perché non so ancora effettivamente se mantiene la promessa data, mi auguro di sì, anche perché di contorno occhi, adesso insomma, come avete visto, mi sto approcciando un po' di più alla base, un po' più importante, quindi sieri, contorno occhi. Il contorno occhi era una cosa che io sì utilizzo, ho sempre utilizzato, ma sempre magari contorno occhi abbastanza economici, non ci ho speso mai granché, non ci sono mai andata particolarmente dietro, però come vi dicevo prima, è arrivato il momento di fare sul serio e quindi siero serio di Clarins con il suo contorno occhi, spero insomma che mi dia l'effetto desiderato. Sì, ho detto tutto, sì, e nulla, spero di avervi tenuto compagnia. Comunque buon Natale già da ora, perché siamo praticamente, mancano pochi giorni a Natale. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!